È questo il corridoio dei nuovi studi, nuovissimi studi, dove prima c'era soltanto il deposito, quello dove noi mettevamo i nostri strumenti, qualche piccolo ufficio, eccetera. Adesso invece è diventata la nuovissima struttura della Play and Record Production, e quindi abbiamo il vero studio di registrazione, sempre messo, chiaramente sarà messo a disposizione soprattutto anche per gli allievi, per noi che facciamo questo mestiere, eccetera, quindi la programmazione dei nuovi DVD, video, CD, eccetera, eccetera, e l'Accademia che praticamente continuerà a esistere qui dentro, e quindi continueremo a fare dei nuovi progetti, delle nuove cose, e poi pian piano, poi con il nostro carissimo Giuseppe che si dedica praticamente a quella che è il montaggio del nuovo video che stiamo praticamente ultimando, su il video appunto di Pollena che stiamo ultimando, che uscirà appunto il 30 settembre, con tutto questo backstage che c'è intorno e con tutto anche il tour dei privati che abbiamo fatto fino ad ora. Abbiamo fatto circa una ventina di date, e non so poche. Buono. Buono. Col nostro barbone Peppe che ci dà sempre Gira la la sua gamba, consulenza. gira. Gira, gira, fai un selfie, fai un selfie. Sottosopra. Sotto sopra. Siamo sottosopra. Sotto sopra. Ciao. Giugno siamo a Monte Porzio Catone, praticamente siamo vicino Roma, vicino Frascati, villa importante di un grosso personaggio politico, e qui praticamente questa sera ci sarà una festa, un nostro concerto per un evento privato. Sì, quasi gioco. È perché poi in realtà in fondo la musica è anche un gioco, eh? Guardate che bella gente, guardate qui che abbiamo tutto il clan, Tutto tutto il bella roba clan. di E là, è una allora, bella se vogliamo andare a fare gente. bella roba, stiamo in giro per le ragazze, eccoci qua. Buonasera a tutti, qua abbiamo un'altra colonna portante del clan di Iacentino, il nostro Giuseppe e Nella. Giuseppe. Giuseppe collabora con Iacentino da tanto tempo ed è uno dei suoi migliori collaboratori. E quindi io ti chiedo non tanto dal punto di vista professionale, ma secondo te che ne pensi di Iacentino? Iacentino è una persona stupenda, io l'ho conosciuto prima dal punto di vista professionale, ma in breve tempo anche dal punto di vista personale, una persona con cui si lavora bene e si vive bene. E la stampa, come sicuramente sapete, lo ha definito one man band. Io dico di più, non è soltanto la musica il centro del lavoro. La cosa che è da ammirare è che Iacentino cura tutti gli aspetti di quella Sì, che è la sua attività, dal certo. management, dal portare le tastiere, dal caricare. Fa tutto. Fa tutto, ma lo fa davvero con È un passione. one Se man no, concert. beh sì, se si può Sì. utilizzare questa definizione, sì, in effetti questa cosa riesce soltanto se le cose si fanno con passione. Cioè, se lo fai tanto per, non ti E il nostro viene la forza di Iacentino farlo. sono più di 20 anni che fa questo, ed è partito dal basso e si sta creando un suo mondo. Un suo mondo di musica, un suo mondo di sogni che sicuramente diventeranno una grande realtà. Vabbè, certamente, Noi non ne ho dubbi. ringraziamo Grazie. Giuseppe, in bocca al lupo. Essere proprio precisi, lo sa? Dimmi. Dovrebbe esserci un'altra cosa di sotto. Per andare proprio a squadra. Così avremo l'opportunità proprio di mettere tutto. Quest'anno ci siamo messi sotto il gazebo. Questo è un gazebo, è stato costruito dalla famiglia dove ci troviamo questa sera, a Roma, veramente siamo a Colonna, vicino Frascati, e questa festa privata, questa cosa molto bella, dove stiamo tentando di uniformare questa parte con dei sassolini che troviamo sul posto per fare in modo che l'attrezzatura sia a squadra.
eccoci qua. Ancora una volta insieme, eccoci insieme, qua. Eccoci qua. Inseparabili. Buonasera, allora siamo qui per, nel backstage per il concerto del 25esimo dell'Unitalsi, sì, con uno delle colonne portanti del gruppo, il nostro? Giacomo Ferrara. Giacomo Ferrara. Giacomo è cogliacentino dal 2004, sono 12 anni che divide il palco con il nostro cogliacentino. Più della moglie, sono io. Più della moglie, praticamente sì, 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 è una storia più lunga che cogliacentino con la moglie. Sì, certamente. Allora, dimmi che cosa senti questi 10 anni, che cosa hai vissuto con cogliacentino, come senti il tuo rapporto con cogliacentino? Vabbè, al di là che c'è un rapporto altissimo, un rapporto di cuore. Un rapporto di cuore? Di stima. Addirittura, certo, 12 anni di storia insieme, certamente, quindi sicuramente quindi qualcosa di forte. La musica, al di là della musica c'è proprio... Una questione proprio di sangue, fratelli di Lecce, di cuore. E quindi sei sempre qui, sì, ogni sì, volta che lui ti chiama, ha bisogno. Quando vuole siamo qua. Quando vuole siamo qua. Sì, sì, sì. So che in questi anni avete avuto tutto, avete diviso tutto, sì, avete sì, avuto sì, periodi lunghissimi, certo, in cui avete certo, collaborato certo, sempre, periodi certo, in meno, però l'amicizia è sempre stata quella forte. Sacra. Quella è sacra. E neanche stavolta verrà meno. Certo. Allora ci sarai con noi? Certamente. Allora ci andiamo a divertire tutti quanti insieme anche con il sì, nostro amico, ok? Grazie. Ciao. Ciao, buonasera ciao a tutti, ciao, qui abbiamo la nostra Maria. Maria. Maria, tu fai parte del clan degli Acentino sì, e Rosi. Sì, esattamente. E parlaci un attimo di te. Beh, allora, io frequento questa accademia da 3 anni e tra poco comincia il 4° anno ed è una grandissima soddisfazione per me. E sono stati 3 anni pieni di emozioni e di esperienze e spero di fare di nuove. Brava Maria, grazie, grazie. Ok, ciao. Adesso abbiamo una new entry. Come ti chiami? Martina. Martina, Martina. Parlaci un poco di questa esperienza. Questo è il primo anno per te che sei sì, qui alla Valeria. Sì, è il primo anno, sono qui da un paio di mesi con Jacentino e Rosi ed è stata questa è la seconda esperienza che faccio con loro. La cosa particolare di questa associazione è che coinvolge noi ragazzi anche negli spettacoli di Jacentino e Rosi. Ed è una cosa molto importante perché le esperienze ci formano i ragazzi. Quindi non è soltanto un discorso di teoria, ma voi vivete no, proprio l'emozione musica, sul la palco. Per loro, per questo è una cosa che non tutti fanno, è una cosa fantastica secondo me. E questo differenzia questa accademia da tante altre scuole altre cose, che ci sono sì, a livello anche nazionale. Ti ringrazio, sei stata gentilissima, brava. Ciao Chiara. Ciao Chiara. Ciao. So che tu sei proprio una freschissima adepta qui della nostra associazione.
Parlaci un attimo di questa esperienza che stai cominciando a fare. Sì, allora sono circa 2 mesi e mezzo che frequento la scuola di Ascensione Rossi e mi trovo qui emozionatissima per questa avventura insieme a loro, e quindi per me è la prima esperienza su un palcoscenico, per cui sono un po' attesa. Che cosa sei? Però che cosa stai è una cosa bellissima comunque partecipare insieme a loro a questa a questo concerto, quindi spero che andrà tutto bene, spero di continuare anche l'anno prossimo. Ma sicuramente, sicuramente, ti ringraziamo, grazie. Lei è Chiara. Buonasera a tutti, siamo qui nel backstage dello spettacolo che il 20 andrà in onda, diciamo, per l'Unitalsi, per il 25esimo, pensate, sono 25 anni che si fa questo spettacolo per persone che danno tutto per gli altri. E gli Ascentini e Rosi, che ho qui accanto a me, anche quest'anno sono qui a dare il loro contributo a tanta gente che ha bisogno. Hanno dei progetti, ne hanno già portati avanti tanti, ci sarà questo e più tanti altri, e loro sono qui a spiegarci tutto quello che vogliono fare. Yash, allora? In realtà sì, siamo particolarmente contenti di questa e soddisfatti di questo traguardo, perché 25 anni insieme all'Unitalsi è stata veramente una grande scommessa, una grande sfida, che però ci ha portato ad avere tanti amici a cui noi vogliamo bene, siamo legati, e anno per anno noi riusciamo a regalare a loro un sorriso, e il primo sorriso lo regaliamo a noi stessi, perché quando si dà gioia a persone che soffrono, persone che hanno bisogno, in gergo affettivo, quello che sia, i primi ad emozionarci siamo noi. Chi allunga una mano, chi allunga una mano ne riceve un'altra, ovviamente, sicuramente, questo ovviamente. È bellissimo. Ma al di là del fatto di chi allunga una mano, chi no, cioè l'importante è sentire dentro di fare una cosa giusta per chi veramente poi ha bisogno di tutto. E questo solo i grandi sanno farlo. Non mi definisco tanto. Rosy, tu? Io invece con lui ho iniziato questa avventura per dare amore agli altri, chiaramente. Lo sento e cercano proprio questo rapporto di amore, di musica, che loro amano molto la musica. La musica e quindi unisce. La sentono, unisce. E io con lui sono 6-7 anni che... Sono 10 anni, perché il primo anno soltanto non hai fatto, perché c'era Roberta. Quindi è vero, è vero. Comunque per me è stato, guarda, un'emozione... 10 anni. Un'emozione bellissima, perché io non avevo mai provato questa insomma, non avevo mai fatto queste cose per gli altri, sì. Ma per quella prima volta è stata veramente unica. Il sociale comunque è un discorso. Il sociale, che ti entra sicuramente, dentro. Sicuramente. Questi sono i progetti di adesso, nell'immediato, sì. Ma per il futuro? Per il futuro stiamo appunto, a parte che siamo in piena tournée in questo periodo, abbiamo fatto tantissime date per i privati, eccetera, un tour di privati, ma ad agosto saremo in concerto in alcune località del Cilento. Ma al di là di tutto questo, è il progetto più imminente che mi viene di dire, che ci sarà un grosso DVD che stiamo preparando per il 30 di settembre, e quindi uscirà questo triplo DVD che lo stiamo programmando con quello lì che sta dietro lì, insomma, e dopo ve lo presento io. E quindi questo triplo DVD, dove appunto ci sarà tutto il concerto di Pollena che stiamo ultimando e mettendo su in una maniera molto molto forte, con innovativissima, perché con Giuseppe, il nostro fotoreporter dell'occasione, con i suoi macchinari sta creando veramente qualcosa di veramente unico e originale. E poi ci sarà tutto il backstage della tournée di quest'anno, quindi un po' di tappe che abbiamo fatto un po' in giro, ed essere anche con i privati, eccetera. Quindi siamo tutti presi emozionati per questo lavoro che deve qualcosa uscire. Qualcosa di grande. E poi abbiamo un progetto insieme noi. Sì, quello è un progetto insieme che dobbiamo poi... ancora valutare, ma stiamo tentando di fare una grossa teatrale dove ci saranno appunto Giacomo e tutti quanti gli altri. Sì, sì, non sveliamo troppo. No. Ancora work in ma progress. La cosa importante che tengo a dire è che quando noi chiamiamo Giacomo, Giacomo è sempre con noi. Vi auguro tutto il bene che possiamo
possiate avere nel cuore. Un mare di successi. Grazie. Io sarò con voi fin quando mi volete. Sempre. Sarò qui. Io vi ringrazio. È stereofonico. Vi ringrazio. Il 20 ci sarò anch'io. In inverno ci sarò anch'io. Fin quando ci saremo tutti insieme, sarà appassionatamente. Sempre sarà sempre bello. Sarà qualcosa sempre più grande. E ci saranno tante altre sorprese. Yeah. E adesso, ciao a tutti. Ciao. Buon lavoro. Esperienza quella di appunto di Palestrina e di Roma, perché in effetti è vero che su Roma abbiamo fatto 14 serate, 14 concerti, ma Palestrina l'abbiamo conquistata quest'anno, nel senso che noi il 23 gennaio abbiamo fatto un grossissimo concerto all'auditorium di Palestrina e ci hanno rivoluto un'altra volta subito dopo, un paio di mesi, a marzo, dove abbiamo fatto appunto questo bel concerto in questo hotel di Palestrina. E poi questa piccola chicca che ho voluto appunto regalarvi di questo momento anche al circolo ufficiali dell'aeronautica a Roma è stata un'altra bellissima soddisfazione che abbiamo conquistato. Allora, quando parte una tournée, un tour, come lo vogliamo chiamare, un giro di serata, eccetera, è vero che viene letteralmente programmato anche dal punto di vista soprattutto manageriale, perché si hanno degli appuntamenti come con gli assessori, con i sindaci, con gli organizzatori e quant'altro,
ma è pur vero che si dà altrettanta importanza anche a quelle che possono essere la parte grafica della tournée, eccetera, quindi la preparazione di plance, di cartoline, di pass e quant'altro. E poi si dà anche un'importanza a quella che è una preparazione tecnica della strumentazione, di come viene chiaramente come viene sistemata nei fly case, di come trasportarla e quant'altro. E ovviamente, insomma, questi fly case qua ce ne sono una miriade, che appunto c'è il numero 2 che appunto contiene le percussioni che vengono portate nei concerti, c'è il numero 4 che viene praticamente che ospita praticamente il vocalist di Rosy, c'è il numero 3 che invece ospita la batteria elettronica e il PC, il numero 1 addirittura che ospita la regia mobile e tutta la parte microfonica e quant'altro. E questo è un altro spazio che volevo farvi vedere insieme anche alla sala di registrazione e in pratica, insomma, e questo appunto è il magazzino e anche il laboratorio che ospita appunto tutti i nostri fly case e chiaramente dove vengono anche in un certo qual modo sistemati la cavetteria oppure gli stand, eccetera, che inevitabilmente subiscono uno stress non indifferente quando andiamo da una zona all'altra, perché ovviamente anche noi ogni tanto rompiamo qualche cosa, per cui è qui il posto dove poi vengono sistemate tutte queste cose. Un altro spazio che volevo farvi vedere, ciao. Ok, allora oggi 14 agosto 2016 il nostro tour prosegue ancora, fortunatamente siamo a Pioppi per quante volte domenica? Ma sarà almeno l'ottava volta, sì. Almeno l'ottava volta che siamo in questo posto meraviglioso che Castello Vinci Prova, e forse una ventina di volte nel Cilento. Una ventina di volte nel Cilento, sì. E siamo particolarmente contenti e soddisfatti anche perché questa sera portiamo uno spettacolo che si chiama Tutto Mina di Capri, e quindi è una cosa molto bella. Poi nello stesso spettacolo partecipa anche Maria. Gira, fai il selfie, fatti vedere. È difficile. Bello. Ciao. Ciao. Mari, tu che stai quasi per affrontare il quarto, sì, anno dell'Accademia, che dici? Dico? Di qualcosa. Dico che sarà un'esperienza, secondo me, bellissima e spero di divertirmi tantissimo stasera. Per me è la prima volta nel Cilento e spero ci siano altre volte. Le mani a tempo di musica, mi raccomando anche a tutti quanti qua. Siamo pronti? Ora siete in diretta, salutate! Da Pioppi! Pioppi! Ragazza mia,
mi spiego gli uomini, ti servirà quando li adopererai. Son tanto fragili, fragili tu, maneggiali con cura, fatti di briciole, briciole che l'orgoglio di nessuno. Ragazza mia, sei bella e giovane, applauso, e per la settima o l'ottava volta, adesso non ricordo con precisione, siamo qui a festeggiare questa bellissima serata di Ferragosto. Buon Ferragosto a tutti, tutti, tutti quanti voi. Grazie. Thank you.
voi, grazie. Sì, adesso sei tu in diretta. Sono in diretta. Ciao a tutti, buonasera. Ciao. Dai, come benvenuti. Sei? Come ti senti? Come ti senti? Benissimo, carichissimo, non vedo l'ora di iniziare. Sono quasi le 21, però penso che noi inizieremo intorno alle 21:20, 21:30, ma sono carichi anche perché stasera, ragazzi, stasera che succede? Succede che innanzitutto noi siamo quasi alla 30ª data del nostro tour, cioè. Mamma mia. Ma al di là di tutto questo, tranne qualcuno di loro che poi verrà in agosto praticamente a fare dei concerti con noi. Noi finiremo questa sera e riprenderemo il tour ad agosto, quindi andiamo anche noi un attimino in vacanza e niente, insomma, che dire, speriamo tutto bene stasera, poi ci aggiorniamo più tardi durante okay, il concerto. Ok, Yash, andiamo avanti col, sì. Con il resto. Ciao, ciao. Rosi, prima di salire sul palco, dai. Che devo dire? Emozioni. Emozioni, carica, palle, ragazzi, può dire così. Quello che vuoi, tanto sei in diretta, che te ne frega? No, vabbè, l'importante è la cosa bella, che ci sono tutti i nostri amici lì. Ho visto. Tutti i nostri amori. È una cosa stupenda. Giacomo, il nostro grande. Dai, che dici? Pilastro di tutto. Dici qualcosa, mi dici qualcosa, Giacomo, attendi, non andiamo avanti. Non che posso. Sensazioni hai? Beh, come tutti gli spettacoli all'inizio, quindi. Sei pronto? Sì. Sei pronto? Adesso la parte più bella.
grazie. Di tutto le coriste, guardate qua che abbiamo, guardate qua che abbiamo, ve le faccio vedere tutte quante, eccole qua. Ah dai, guardate, guardate qua, abbiamo Maria, Martina, Chiara, ecco. Ho messo il balletto. È proprio Maria che, già che chiude il terzo anno di Accademia e a settembre riprenderà il quarto anno di Accademia, è proprio lei che in agosto farà un concerto, per ora. Può essere che ne arriva pure qualcun altro. Insomma. Quindi voglio dire, io lo faccio un complimento a lei perché è effettivamente molto molto bravo. Ok, quindi qua siamo pronti, adesso rivedrete un'altra volta la mia brutta faccia, eccomi qua. Qua siamo tutti pronti, aspettiamo solo voi. Ciao a tutti, ciao. Un saluto. Ciao a tutti, ciao. Maestro. 20 luglio 2016 siamo qua per il concerto di Unitarsi e come vedete prima si fanno solo cretinate. Però siamo qui soltanto per ascoltare e per farci portare dalle note, dalle emozioni che ci sa dare il nostro grande. È grande, perché soltanto, non tanto un grande strumentista, ma un grande cuore, per 25 anni può venire qui a gioire con voi. E no, no, fatelo l'applauso, perché ci può, a stare insieme a voi e a donare un sorriso. Allora, mi rubo giusto un attimo ancora e poi ti lascio. È la prima volta per me stare qui. E ne sono onorato, perché ho visto tanti pubblici, tanti, e tanti erano finti. Invece stasera vedo tante persone che avrebbero altro da fare, ma stanno qui con noi e sono felici, e questa è la cosa più importante. Iacentino, perdón.
cose come sta. Ecco, cazzate. Cazzate. Però per cazzeggiamo un po', però. Esatto. Prima, si cazzeggia un po'. Qualche anno fa successe all'Otenetto di Scavati che venne un manager. Ancora si venne a complimentare. Duvalo. Si venne a complimentare. Allora che è successo già? Piacere, sono il manager. Basta? Si è visto solo quello chiuso, però. Si è visto solo quello chiuso. Stava di profilo, si è visto solo quello chiuso. Secondo me dobbiamo rifare. Giacomo si deve rifare. È perché si è visto, si è visto solo quello chiuso, quello aperto non si è visto. Allora, un momento. Fallo bene. Le metti di Rienzo. Le metti a capo. E togli gli occhiali. Vabbè, metti. Piacere, sono il manager. Ecco. È morto un altro. E quindi anche stasera presenta il suo spettacolo durante il suo tour, nel quale ci sarà qualche chicca. Avremo, voi conoscete bene la Plan Record, l'accademia che Jacentino e Rosi hanno creato e danno la possibilità a tanti giovani di entrare nel mondo della musica, della canzone, del canto. Si perfezionano così che in un domani possono entrare a pieno titolo nel mondo della musica. Anche stasera con noi ci saranno tre bravissime ragazze che, oltre a fare le coriste, stasera vedrete nella veste di soliste, che fanno parte dell'accademia. C'è chi... E non riesci a dormire, allora ti direi stavolta sarebbe bene.
grazie mille. Mi hai fatto innamorare piano piano ed ora che la vita non è vita sapere che per te non è importante mi amaro. We'll be right back.
grandissimo applauso ancora per Iacentino Rossi. È sempre uno spettacolo attesissimo. Allora, l'ha detto Iacentino all'inizio, 25 anni festeggiati con noi. Loro sono cresciuti con noi e noi con loro. Ernesto non tanto bene, però. E allora è giusto ricordare questo momento e le mattonelline, proprio per l'affetto che i nostri ospiti, oltre che noi, te li do sempre io. Questa volta. Sì, passa, passa. Te le vogliono consegnare proprio loro. Quindi Nicoletta, Alfonso e Maria Rita. Anche a Pasquale e alle tre ragazze che prego di salire sul palco. Scendono proprio giù. Un applauso ancora a Iacentino, a Rosy e al suo gruppo. Mi sembrava giusto che i nostri amici potessero testimoniare l'affetto verso Iacentino e Rosy. Qui c'è anche Pasquale. Pasquale non tu. Allora, queste mattonelline, per non lo so se loro. Allora, questa mattonellina la consegniamo ai nostri amici che ci vengono a trovare al soggiorno estivo. Esatto, praticamente col simbolo della misericordia, questo è l'anno giubilare, è una frase di Papa Francesco, quindi il ricordo di questa serata trascorsa insieme a voi. Veramente grazie, questo però vi impegna anche per l'anno prossimo. Quindi dipende da Iacentino. Dipende da Iacentino, Iacentino. Ho detto che questa mattonellina l'impegna per l'anno prossimo, hanno detto che dipende da te. Dipende da lui. E allora ok, allora sicuramente ci vediamo l'anno prossimo. Grazie a tutti. Bravi! Visto? Quindi praticamente lo scarico degli strumenti va dritto da qua. Ah, bene, bene, bene. Ciao, buongiorno. Buongiorno, siamo a Pollena stamattina. Oggi ne abbiamo 8 aprile, mi pare, no? 8 aprile e ci stiamo preparando appunto per il concerto del 24 di aprile che si terrà proprio nel paese di Rosy, che è Pollena, praticamente, al Teatro delle Suore degli Angeli. Suore degli Angeli. Stamattina siamo qui per fare un sopralluogo al teatro, per vedere un attimo la struttura, poi dovremmo avere anche un appuntamento col sindaco di Pollena, ma poi ci aggiorniamo dopo. Stamattina 8 aprile 2016 ci troviamo appunto a Pollena per un sopralluogo di questo concerto che abbiamo io e Rosy il 24 di aprile. Arriviamo finalmente nella città di Rosy, dove Rosy è nata, e quindi in pratica insomma tu che sei nata. Sono ricordi che comunque stanno tutti quanti tornato in mente, come da piccola. Ma tu hai mai debuttato in questo posto? Come no, al teatro. Nel teatro? Sì, proprio dalle scuole. Che adesso andiamo a vedere. L'organizzazione chiaramente riguarda appunto insomma Giuseppe Esposito, che è il nostro fotoreporter eccetera eccetera, insomma, della, e quindi lui insieme anche al signor Ciro Busiello, che è l'organizzatore in primis per quanto riguarda biglietti e tutto il resto appeso, quindi è tutta un'organizzazione loro. Noi ringraziamo soltanto la città di Pollena che ci ha dato veramente l'ospitalità e l'onore di arrivare in questo posto meraviglioso, dove cerchiamo di fare un gran bel concerto il 24 di aprile. A dopo. Molto belli questi gazebbi. Ah, che bello. Il grazie. Bello. Facciamo. Che se ti portavi solo tu la tua cosa centrale, l'espressione. No, infatti avremo il servizio, siamo antagoniste, le nostre due allieve sulla sinistra, le nostre sulla destra. Cerchiamo di ricreare un po' tutto il semicerchio. Perché poi con il service praticamente di. Come si chiama? Non so preciso cosa vuoi. Questo non ho visto lo schema, non lo so più. Ah, penso che lui le 4 e 8. No, le 12, perché noi vedemmo quello. Ma vedete motorizzare se non sbaglio. Ecco, quello ci interessa, è l'audio. Perché poi ho posto soltanto il. Andrebbe bene per le ragazze. Qui fino al 10 non c'è. Non è un problema, andrebbe bene però per le ragazze il monitor. Quindi uno dei momenti belli, perché l'organizzazione anche di un concerto tutti, si deve anche fare dei sopralluoghi per vedere anche il teatro, per vedere le location eccetera eccetera. Quindi adesso ci troviamo in teatro, stiamo facendo questa scheda tecnica, poi dopo andiamo dal sindaco. E quindi un altro appuntamento importante poi dopo. No, è perfetto, sì. No, tutti
come ho detto prima in diretta. Buongiorno, come ho detto prima, siamo andati a fare prima il sopralluogo al teatro, eccetera, eccetera, poi in questo momento ci troviamo nell'ufficio del sindaco, il dottor Francesco Pinto, e adesso sentirete quello che succede. Francesco, finalmente siamo a Podena. L'ufficio di Lucio Mendola, la borsa di invito. Sì, perché abbiamo fatto questa specie di il gemellaggio con... Tu stai? Metti davanti, qui c'è per voi. Sei con quali? Che sono timidone. Con Giuseppe, con l'organizzazione di Don Ciro Musello, insomma abbiamo fatto questa bellissima cosa, eh? Pare che sta andando molto bene anche per quanto riguarda il pubblico, che staranno molto molto presenti a questa cosa. Noi facciamo questa cosa anche perché poi lei, essendo poi cittadina di Podena, ovviamente insomma è una doppia gioia, no? Lei che mantiene vivo il rapporto con questo territorio. Esattamente. Quindi auspichiamo una grande serata. Chiaramente. Quando la farete? 24 di aprile. E vorrei che tu facessi questo. Sembra una cosa di barato. No, sì. Anzi. Ma è un concerto di diciamo, nuovo che è aperto il vostro? Sì, allora noi abbiamo nel corso degli anni abbiamo un po' ampliato la situazione, nel senso che ora noi abbiamo un repertorio nazionale, internazionale, classico napoletano, cioè, per cui sempre col mio polistrumentismo, chiaramente, perché è una cosa che mi interessa poi portare sempre in evidenza questa, la brillante voce, e quindi insomma la scaletta non l'abbiamo ancora preparata, però dipende un po' dalla situazione che ci ritroveremo davanti, poi lì debutteranno poi due allieve nostre del nostro corso accademico come coriste, che stanno facendo un po' di tournée con noi, abbiamo un'accademia già da 3 anni in questa parte del Torre del Greco dove viviamo, e quindi insomma parteciperanno anche loro a queste anche perché da un bel po' che stiamo parlando di organizzare una cosa sul territorio. Esatto, io questo volevo dire. Siamo riusciti a bella occasione, ci verrà sicuramente. Grazie. Ma poi sappiamo che tu sei sempre presente insomma negli avvenimenti, negli eventi che si svolgono sul territorio di Podena e anche fuori Podena, quindi in effetti insomma, la tua presenza è molto 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 sentita e gradita. Io partecipo perché a me fa piacere partecipare, anzi non è una questione a volte di obbligo legato al ruolo, e a me fa piacere. Poi perché penso che rispetto a degli eventi, delle iniziative che comunque contribuiscono a creare dei momenti di aggregazione sociale, culturale, la presenza delle istituzioni sia importante. Certo, sono veramente. Va bene, grazie. Ci vediamo il 24, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Grazie, ciao. Abbiamo anche il service, il grande service, io sono il tecnico, il grande Enzo. Vai. Ciao. 24 aprile, finalmente siamo a Podena, sono le 8:15, sto fremendo perché voglio iniziare il concerto, non ce la faccio più, per cui praticamente adesso stanno facendo l'accoglienza del pubblico e incrociamo le dita.
passare sul bastone umano, che è la cosa? A me piace stare sul bastone umano. Perché guarda questo che effetto ti fa, guarda, questo ti fa questo movimento, vedi? Fluido. E poi ti può fare anche quest'altro movimento. Fluido, vedi? Fluido. Certo. Servizio speciale! Perché vuoi? Qua c'è anche il grande Don Ciro. Mamma, una cosa bella è che per esempio questo è 46, ma il 46 qua già c'è. Quindi qua ti dovresti scrivere comunque il 2. No, per per distinguere. Dici. Tutto lui si crede, regista. Tutto crede tecnico veramente che capisci l'arte di chip. Io sto dalle 4:30 in teatro a montare e a fare le prove. Tu sei arrivato praticamente, c'è che ora sei arrivato, tu sei arrivato in 7:10. Vabbè, ma in fondo l'artista non sono io. No.